essere qui con voi questa sera, perché devo dire che una piazza così non l'ho mai vista, e penso che questo sia anche un motivo di un presagio fausto. Io non lo dico per scaramanzia, però vedervi così è un qualche cosa di emozionante e straordinario. Io voglio ringraziare i tanti amici che hanno preso la parola prima di me. Inizio da Adriano e dalla lista di Forza Italia. Con Adriano siamo legati da sentimenti di antica amicizia, siamo cresciuti insieme e io voglio ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto insieme alla sua lista per la mia candidatura. Grazie Adriano, sono veramente grato, sei stato un eccezionale presidente del Consiglio Comunale della nostra città. Non c'è mai stata una smagliatura, io lo voglio dire, e Adriano è stato veramente un grande presidente che ricorderemo. Io voglio poi ringraziare la lista della Lega, oggi ho visto i giovani, i tanti giovani della Lega, e voglio ringraziare Danilo per le parole che ha speso per me, parole che ho visto sono emerse dal cuore. E mi fa piacere che mi abbia dato questa grande carica, sono veramente contento e faccio veramente i migliori auguri alla lista della Lega per un risultato straordinario. Vi state muovendo benissimo e anche questa sera ci sono tanti amici che sono qui. Voglio ringraziare Mimmo per le sue parole, grazie, un ringraziamento alla lista di Frosinone Capoluogo, e perdonatemi, ma un saluto lo voglio fare all'onorevole Alfredo Pallone, un amico veramente molto caro, una persona alla quale mi sono ispirato, una persona alla quale chiedo consigli, una persona che ho sempre nel cuore e ho sempre nei miei sentimenti, perché è un punto di riferimento. Quindi un grazie a Alfredo, portagli i miei più graditi e cordiali saluti. Ad Antonio Scaccia, il leader della lista per Frosinone. La lista per Frosinone è stata la prima a credere nella mia candidatura, e quindi Antonio io ti ringrazio, tu sei quello che con le primarie hai sancito quella che è stata la mia candidatura. Lo voglio ripetere di fronte a tutti, perché è un qualche cosa che io ho apprezzato tantissimo e che va in continuità con la memoria del tuo papà Gennarino Scaccia, che è sempre nel mio cuore, una persona con la quale ho vivuto momenti di intenso impegno politico e amministrativo, e una persona che mi ha anche insegnato tanto. Quindi ci tengo molto ad avere questo nei miei pensieri. Un ringraziamento, perdonatemi, ma lo devo fare ai ragazzi della mia lista, ragazzi che non hanno mai concorso, i ragazzi della lista Mastrangeli per Frosinone, dei ragazzi meravigliosi, non hanno mai avuto esperienza politica, si stanno muovendo in maniera straordinaria, veramente mi avete dato una carica enorme e sono felice ed orgoglioso di voi e dei risultati straordinari che otterrete. Un ringraziamento lo voglio fare alla lista di Fratelli d'Italia, al senatore Massimo Ruspandini, che prima mi ha dato una carica enorme, e complimentarmi con lui, perché insieme a Fabio Tagliaferri, che è qui presente questa sera, sono le persone con le quali ho raggiunto immediatamente un accordo per dare una sintesi completa a quello che è il centrodestra della nostra città, perché se si sta uniti si vince, cari amici. E quindi un ringraziamento va a questi due amici, ma anche a tutti coloro che stanno facendo una campagna elettorale meravigliosa con i colori di Fratelli d'Italia. L'ultimo ringraziamento lo devo fare ad un amico che ho nel cuore da sempre, una persona con la quale ho diviso momenti difficili, momenti di gioia, momenti di grande impegno, una persona che ha creduto in me. E io veramente devo dire che sono onorato di essere stato il suo assessore al bilancio all'interno della sua giunta, e questo qui è Nicola Ottaviani,
l'emozione con la Padania, una persona alla quale tengo molto, perché al di là del fatto che siamo amici da sempre, siamo cresciuti insieme, veniamo da questo stesso quartiere, quindi immaginate un po', ma è una persona che mi ha insegnato molto, perché io lo dico sempre, tutti conoscono Nicola Ottaviani come un ottimo penalista e i risultati professionali ne sono testimonianza concreta, ma devo dire, mutuando le parole ad Adriano Piacentini che ha disegnato prima i tratti di Nicola, Nicola è anche un ottimo amministrativista e tutto quello che avete visto alle mie spalle non si sarebbe mai raggiunto se non ci fosse stato Nicola. Un ringraziamento. Così è la verità, cari amici, la verità va sempre detta, al di là di quelli che sono i sentimenti che pure ci legano, però poi al di là dei sentimenti che sono che è il cuore c'è anche la testa, e Nicola devo dire che ci ha guidato in una maniera straordinaria, e oltre al cuore, oltre alla testa, ci ha messo anche la pancia, perché ci ha avuto una pazienza incredibile in questi 10 anni, perché la verità, quindi devo dire che tutto il corpo è stato coinvolto in questa azione che ha prodotto i risultati che abbiamo visto alle spalle. Io dopo tutto questo dovrei salutarvi e dovrei andar via perché è stato detto tutto. Non è assolutamente vero, perché io voglio innanzitutto ringraziare queste splendide signore che ci accompagnano questa sera, e questa è la testimonianza che noi siamo vicini e rispettiamo coloro che sono diversamente abili, perché è un motivo anche di rispetto nei confronti loro averle qui stasera, ed è un motivo di grande onore. Io voglio dire che partire un po' da lontano, Nicola prima ha citato le primarie, quindi io stasera su questo palco non posso esonerarmi da non ringraziare voi. 3.000 persone sono venute a votare alle primarie, l'80% ha votato me. 3.000 persone sono il 15% dell'elettorato della nostra città, persone che sono andate a votare non nelle sezioni, ma sono andate a votare in 4 posti che erano assolutamente non conosciuti per ciò che concernono le dinamiche elettorali, ma sono persone che sono andate a votare. Un corpo elettorale che rappresenta il 15% dell'elettorato di Frosinone, quindi immaginate già che risultato c'è stato. E voglio ringraziare anche coloro che hanno partecipato a queste primarie, sono stati veramente delle persone meravigliose, perché hanno arricchito quello che è il bagaglio della nostra conoscenza, hanno dato un contributo andando a raccogliere idee e proposte e le hanno portate all'interno del nostro programma, perché cari amici, il nostro programma non è stato costruito all'interno delle sacrestie come hanno fatto gli altri. Noi abbiamo sentito la gente e abbiamo visto poi la compatibilità di quelle idee con quelle che sono le risorse finanziarie, perché a noi libri dei sogni non ci servono, a noi interessa la concretezza, perché la politica del fare significa tradurre in realizzazione quelle idee. Sentiamo adesso dall'altra parte, forse adesso staranno parlando di tante cose. Il sindaco Ottaviani prima parlava di programmi che non esistono, stanno raccontando delle cose che sono anche irrealizzabili, perché sono cose che non sono finanziabili. Noi parliamo di quello che possiamo fare, però voglio partire da dietro, da lontano. Perché? Perché si è parlato della Corte dei Conti, si è parlato di questa lettera della Corte dei Conti che parlava di 50 milioni di euro di debiti. Non è che lo dico io, non è che lo diciamo noi, lo dice la magistratura amministrativa del nostro paese. 50 milioni di euro di debiti punzonati e 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio, cari amici, una cifra enorme. Io ricordo me stesso, perché ormai l'abbiamo detto tante volte e l'ha ripetito prima il sindaco, e voglio dimensionarlo meglio. Le imprese che abbiamo salvato, abbiamo trovato su 50 milioni di euro di debiti 13,6 milioni di debiti con le imprese. Sarebbe saltata la nostra città se non ci fossimo assunti la responsabilità di questo, e l'abbiamo fatto quando loro dicevano che bisognava dichiarare il dissesto. I
invece noi ci siamo rimboccati le maniche, ecco la politica del fare, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo pagato queste imprese salvando mille famiglie, questo per darvi la dimensione anche concreta, numerica, perché poi le opinioni se ne porta il vento, i numeri sono freddi e questi sono numeri che sono scritti sui documenti prodotti dalla Corte dei Conti proprio in quei 4 giorni. Come voglio ricordare un'altra cosa, che all'epoca le imprese di questa nostra città, le imprese che lavoravano in questa nostra città, venivano pagate a 530 giorni, perché non c'erano i soldi in cassa per pagare. Noi dopo 10 anni, oggi, paghiamo le imprese a 10 giorni. Questo vi dire per darvi la dimensione, al di là di quelli che sono poi gli aspetti che si possono raccontare, perché i numeri sono freddi, cari amici. E allora qui bisogna andare avanti. Quello che io vi non ripeterò le cose che sono state proiettate e riprese dal video alle mie spalle. Però voglio dirvi che qualsiasi ipotesi, qualsiasi progetto che noi vogliamo tradurre in realizzazione passa attraverso un processo, che è quello del ripristino organico di quella che è la macchina comunale. In questi 10 anni, cari amici e cari concittadini, proprio in ragione di tutti questi debiti e di questo piano di risanamento che abbiamo dovuto sopportare, purtroppo non abbiamo potuto assumere persone. E allora quello che io dico è che una delle prime cose che io farò se sarò sindaco di questa città, visto che in questi 10 anni abbiamo perso 100 persone nell'organico e non abbiamo potuto rimpiazzarle, un po' l'abbiamo perse per quota 100, un po' l'abbiamo perse perché sono andate in pensione. La prima cosa che faremo, vorremmo assumere il nostro comune 15 ragazzi nativi digitali, 15 ragazzi che abbiano voglia di impegnare la propria vita per i prossimi 30 anni, 40 anni in un posto pubblico, in un posto che deve essere un posto di orgoglio, perché lavorare per il comune è un qualche cosa di importante, perché ti dà modo di metterti al servizio degli altri, ti dà modo di testimoniare continuamente quella che è l'attenzione alla tua città. Quindi tu, la prima cosa che faremo, rimetteremo mano a questo, all'organico comunale. Poi, cari amici, abbiamo parlato di tante cose, ma qui siamo sulla piazza della stazione e io non posso esimermi dal dirvi che la politica del fare, la Frosinone per fare, passa anche attraverso la realizzazione delle opere. Parecchi di voi stasera non hanno parcheggiato lungo questa strada, ma hanno parcheggiato in un parcheggio qua vicino, che sta proprio qui, un parcheggio di 200 posti auto, che i nostri antagonisti, quando hanno visto il progetto, dicevano: ma che esagerazione, 200 posti auto per la stazione, inaugurato la settimana scorsa, è già pieno e dobbiamo iniziare a pensare, cari amici che sederete in consiglio comunale con me, che sarete in giunta al raddoppio sopraelevato di questo parcheggio, perché il parcheggio non ce la fa, sono 200 posti, ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima in un progetto grande, che è quello della ristrutturazione di questa stazione ferroviaria, ma non riguarderà solo questa stazione ferroviaria, riguarderà tutto il quartiere Scavo, che sarà ristrutturato con Corso Lazio, dove verrà ampliato il centro polifunzionale, agli amici di Corso Lazio che mi hanno accolto l'altro giorno con tanto calore, verrà rimessa a posto tutta la viabilità, tutta la strada, verranno costruiti delle aree verdi ancora più importanti e anche un'attenzione a quelli che sono i nostri piccoli amici, che sono i cagnolini. Quindi questa sarà il quartiere Scavo del futuro da qui ai prossimi 3 anni, e non è il libro dei sogni, perché 11 milioni li ha messi Ferrovie, 19 milioni li abbiamo messi noi con
il bando delle periferie, sono 30 milioni di euro, un'operazione che non si era mai vista in termini economici a Frosinone. Quindi questa è l'attenzione che noi abbiamo a questo nostro territorio. Poi, cari amici, qua alle spalle si è stato proiettato tante opere, è stato proiettato il Parco del Natusa, è stato ricordato che lì dove i nostri antagonisti, quelli che oggi vogliono candidarsi alla guida di questa nostra città, volevano gettare 130.000 metri cubi di cemento. Io vi do la dimensione perché altrimenti mi ripeto, perché uno che non è addetto ai lavori può pensare 130.000 metri cubi. Lì sarebbero sorti 380 appartamenti, immaginate cosa sarebbe successo in quel distretto. Noi invece lì abbiamo costruito un parco, perché amiamo il verde, vogliamo che le persone stiano lì in una fase di socializzazione sicuramente molto stretta, vogliamo che i ragazzi facciano jogging, che si animino, vogliamo anche che le persone anziane lo frequentino, e questo è stato un qualche cosa di particolarmente importante che noi abbiamo voluto realizzare. E voglio ricordare a tutti quanti voi quello che è un progetto importante, che è il Parco del Fiume Cosa, che di cui tutti si riempiono la bocca. Noi il Parco del Fiume Cosa lo inseriremo all'interno della seconda tranche del PNRR, cari amici, perché quando si parla di PNRR e dall'altra parte dice che faranno delle cabine di regia per i PNRR, probabilmente le faranno con gli stessi amici che sono quelli che hanno preso quelle grandi consulenze che poi ci hanno regalato i debiti. Noi queste cose non le facciamo, abbiamo investito un ente serio che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che già ha dato prova di attenzione a quello che è il PNRR e ha portato dei risultati in altre città della nostra Italia, e noi già con questo tipo di partnership abbiamo portato 20 milioni di euro su questa nostra città con la rigenerazione urbana, e sono le opere che sono state proiettate alle vostre spalle. Io voglio ritornare un attimo qui sulla stazione, perché vedete, i risultati si ottengono con sacrificio, però bisogna anche rimettere un attimo indietro quelle che sono le lancette della storia e anche rimettere indietro il calendario, perché su questa piazza dove oggi noi stiamo tutti quanti insieme a socializzare, io voglio ricordare che 10 anni fa qui c'erano i pullman del Cotral, e questa è stata l'azione amministrativa che noi abbiamo portato. Abbiamo liberato anche questa piazza, cari amici, perché? Perché noi abbiamo attenzione all'ambiente. Noi oggi in questa nostra città i pullman del Cotral viaggiano con una targa Euro 6, i mezzi del nostro trasporto pubblico locale viaggiano a metano, e se ci sarà l'amministrazione Mastrangelo, io prendo impegno con voi che i mezzi della nostra città saranno tutti elettrici, cari amici, perché vogliamo fare in modo che le polveri sottili che già abbiamo abbassato in questi 10 anni, 10 anni fa, cari amici, io sto andando a braccio, 10 anni fa, io voglio ricordare quando entrammo noi a governare questa nostra città, c'erano 132 sforamenti all'anno e il Frosinone era la seconda città più inquinata con le polveri sottili. Oggi siamo al di sotto dei 20 capoluoghi per polveri sottili, e questo è un risultato importantissimo, perché noi all'ambiente ci teniamo. Voglio ricordare, dietro le mie spalle è stata proiettata una diapositiva che io ritengo molto significativa, però la voglio spiegare meglio. 10 anni fa la nostra città aveva una raccolta differenziata pari a zero, con grandi sacrifici. Oggi che io vi parlo siamo al 74% e siamo tra i capoluoghi più virtuosi d'Italia. Ci dobbiamo accontentare? No,
È stato uno sforzo enorme portare per la Giunta.